Ciao a tutti, sono Gaia, bentornati su Gicrobo d'Acciaio. Oggi siamo qui non per parlare di un gioco da tavolo, ma per la prima volta di un fumetto. Il commissario Mascherpa e il cast della Rosa d'Argento. Questo è un fumetto molto particolare. È stato infatti presentato il 31 ottobre a Lucca Comics and Games, alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli e del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ne hanno sottolineato l'importanza. Questo fumetto rappresenta infatti una nuova forma di comunicazione per promuovere la cultura della legalità. Un fumetto destinato a un pubblico di lettori giovani che raccoglie 10 puntate già pubblicate sul mensile della Polizia di Stato Polizia Moderna. Il volume che ci è arrivato con questo bellissimo zainetto è inoltre arricchito con una prefazione firmata dal capo della polizia e da un'introduzione del procuratore di Catanzaro. La copertina è realizzata da un fumettista d'eccezione, Bruno Brindisi, storico disegnatore di Dylan Dog. I disegni all'interno sono invece del giovane Jonathan Fara e i testi sono a cura di Luca Scornajenchi. La storia del fumetto si apre subito con un evento drammatico: il ritrovamento di un cadavere seppellito in aperta campagna. L'unico indizio è un anello d'argento a forma di rosa. Nell'evolversi della storia scopriamo le drammatiche origini del senso di giustizia del commissario Mascherpa, legate a un dramma della sua infanzia. E vediamo inoltre come mezzi tecnologici all'avanguardia, uniti all'esperienza e all'importanza del rapporto umano, contribuiscano tutti a risolvere il caso. Una cosa che mi è piaciuta sono i contenuti aggiuntivi alla fine del volume. Sono stati realizzati dagli studenti e le scolaresche grazie al concorso Pretendiamo Legalità, indetto dalla Polizia di Stato con la collaborazione del MIUR. Il lavoro delle scolaresche ci mostra finali diversi e alternativi ed è interessante vedere come giovani lettori di fumetti come me avrebbero fatto finire la storia. Il fumetto è interessante e mi è piaciuta molto la volontà del commissario Mascherpa di portare a termine l'indagine a tutti i costi. Mi sono anche molto immedesimata nel suo forte senso di giustizia. Forse la cosa più importante da dire su questo fumetto è che il ricavato della vendita andrà al Fondo Pediatrico Marco Valerio, un progetto di sostegno concreto per la cura delle malattie dei bambini. Per avere informazioni su come acquistare questo fumetto, inviate l'email all'indirizzo qua in sovraimpressione. Lasciamolo ancora qualche secondo così lo segnate per bene. Ancora un po'? Avete fatto? Lo tolgo, Tolto, via, andato. Comunque, trovate informazioni dettagliate nella descrizione di questo video. Ciao e buona lettura! E ricordate sempre di seguire Gicrobo d'Acciaio. Oh, scusate. Sì, pronto, sono il commissario Gaia. Cosa? Avete ritrovato un cadavere? Arrivo subito. Scusate, hanno bisogno di me.